Sono freschi di poche ore fa i dati Istat su occupazione ed economia nella nostra regione, dati confortanti che sono la conferma dell'analisi di ieri di Banca Italia per l'anno 2023. L'occupazione cresce ancora con 2.000 posti in più. I primi 3 mesi del 2024 ci consegnano un dato migliore dello scorso anno, oltre mezzo milione di abruzzesi che hanno un impiego. Il tasso sale al di sopra del 61%. L'economista Giuseppe Mauro è fiducioso e sottolinea come la disoccupazione nella nostra regione sia al di sotto della media nazionale, oltre all'export, che invece cresce sul fronte automotive e farmaceutico. Beh, in questi ultimi giorni l'Istat ha pubblicato due indicatori fondamentali. Il primo è quello relativo alle esportazioni, il secondo è quello che riguarda l'occupazione. Il mercato del lavoro tende ulteriormente ad aumentare perché ci sono 2.000 posti di lavoro in più rispetto al primo trimestre del 2023. Il nostro riferimento è il primo trimestre del 2024. Mentre per quanto riguarda l'export abbiamo avuto un risultato ancora più soddisfacente intorno al 12,4%. Allora, questi due indicatori messi insieme dimostrano che la paventata stagnazione o recessione all'indomani del quadro congiunturale molto complesso, direi per alcuni versi devastante per quanto riguarda la pandemia, la crisi energetica, la regione ha risposto in maniera rassicurante. L'economista Mauro poi evidenzia due valori definiti estremamente importanti. Il primo valore è quello relativo al tasso di disoccupazione, che scende al 7,3%, addirittura inferiore alla media nazionale. Il secondo è il tasso di occupazione, che invece si attesta intorno al 61,6%, uguale all'Italia. Alla stessa maniera, se noi guardiamo le esportazioni, constatiamo che il pilastro rimane ancora una volta, che a questo punto possiamo definire patrimonio di questa regione, è l'automotive. Sono i mezzi di trasporto che hanno appunto una percentuale di crescita di oltre il 20%. Senza dimenticare, prosegue l'economista, il settore farmaceutico. Professore, lavoro al femminile e lavoro giovanile. Esiste un problema per quanto riguarda la componente femminile, anche se è in crescita rispetto agli anni precedenti, direi che è in forte crescita, però il distacco, il divario rispetto a quella maschile è di circa 18 punti. Per quanto riguarda quella giovanile, siamo ancora diciamo così, in ritardo rispetto a quelle che sono le grandi realtà produttive. Quindi sono delle fragilità, delle sfide che noi dobbiamo affrontare e se mi è permesso aggiungerei una terza sfida, che è quella del calo demografico, che sta diventando veramente un problema serio per l'Abruzzo, i cui valori sono veramente al di sopra della media nazionale.